Buongiorno a tutti, sono Paola Allori, sono un medico neuropsichiatra e lavoro presso l'Università di Firenze e come medico presso il reparto di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Mayer. La mia esperienza è soprattutto con i ragazzi in età adolescenziale e il tema di oggi, cioè il recupero della socialità, credo che sia fondamentale per comprendere almeno alcune delle radici del disagio adolescenziale. Però penso anche che per addentrarsi in questo argomento estremamente complesso, noi dobbiamo partire da quelli che sono i bisogni fondamentali della crescita. Quali sono i bisogni fondamentali? Cosa serve per crescere o cercare di crescere al meglio? Sicuramente un nucleo familiare di riferimento che contenga, all'interno del quale ci sia un livello di comunicazione valido che consente al ragazzo di potersi sentire compreso, non vessato, non giudicato e neanche sopraffatto a volte dalle ansie genitoriali. Il secondo punto è la scuola. Vale la pena sottolineare che per quanto noi operatori della salute mentale possiamo lavorare con i ragazzi, non più di un'ora alla settimana, quando va bene, possiamo stare insieme a loro. A scuola stanno 5 ore ogni mattina, quindi pensare di aiutare un ragazzo a crescere senza coinvolgere l'istituzione scolastica credo che non abbia senso. E in questo dobbiamo dire che le istituzioni scolastiche si sono sicuramente molto attivate negli ultimi 20 anni e quindi la collaborazione è al momento una collaborazione fattiva, anche se certamente da implementare. Il terzo punto, la terza gamba, come la chiamavano i vecchi psichiatri, è l'esistenza, la creazione, se non esiste, di un ambito di attività di interesse esterno sia alla scuola che alla famiglia. Perché? Perché questo ambito di attività o interessi esterno consente al ragazzo di trovare una propria identità. La propria identità si forma certamente nel nucleo familiare e si plasma all'interno della scuola, dove ognuno di noi costruisce la propria immagine sociale, ma chi si è e che cosa si vuole lo si scopre in qualche modo vivendo anche altre esperienze, confrontandosi con persone diverse che hanno diversi interessi oppure che condividono con ciascuno di noi un interesse particolare, sportivo, teatrale, creativo o altro. Credo che questa terza gamba debba rappresentare per tutti un ambito di particolare lavoro, diciamo così, proprio perché a fronte delle disillusioni o delle frustrazioni che in famiglia o in ambito scolastico un ragazzo può subire, ecco, in quell'ambito terzo noi possiamo cercare di aiutare i ragazzi. Quando io ho cominciato a lavorare e si cominciava a capire qualcosa di più dei disturbi dell'apprendimento, ad esempio della dislessia, si diceva ai ragazzi che avevano difficoltà a leggere: hai difficoltà, ti devi esercitare di più, con il risultato di fare crescere una generazione di ragazzi che hanno vissuto molto male certi messaggi, che erano messaggi assolutamente non corretti. Quindi quello che poi si è capito è: uno, dare un aiuto specifico; due, dire al ragazzino dislessico: ti piace giocare a calcio, vacci una volta di più durante la settimana, perché questo ti aiuta a sentirti più forte, a sentirti più capace, a confrontarti meglio con quello che per te è oggettivamente difficile. Dalla integrazione di questi ambiti io credo che possano nascere occasioni di una crescita più serena, anche se, va detto, l'ambito sociale in cui i ragazzi oggi vivono non è di aiuto. Le relazioni spesso sono relazioni virtuali, i confronti vengono rimandati, l'impatto tra l'immaginario e il reale è spesso fonte di grosse disillusioni a cui noi in qualche modo dobbiamo prepararli.